Ciao a tutti ragazzi, un nuovo video, come state? Spero benissimo e oggi parliamo di CAF e di questi due modelli di pattini. Qui abbiamo il Micro Liberty, il pattino della Micro, e di qua abbiamo il Trix Carbon. Perché abbiamo realizzato questi pattini? Beh, semplicemente per il CAF particolare. Questo è il CAF Y e questo è il CAF della Micro che gira dietro il pattino. Vedete? Una cosa veramente super particolare. Cosa interessante è come questi CAF lavorano. Come potete vedere, non è presente un CAF normale che va a chiudere, come per esempio qua nel direct il CAF va a chiudere, a serrare questa parte, ma abbiamo la parte alta completamente libera e questo velcro nella parte alta, vedete, presente. Molto bene ragazzi, e adesso li analizziamo insieme, ma prima vi metto tranquilli sul cavalletto che analizziamo questa postazione nuova. Anche 3, 2, 1, via! Eccoci qua ragazzi, è una postazione un po' diversa dal solito. Voglio fare dei video più seri, voglio quindi sfruttare questa postazione per lavorare per nuovi progetti veramente fighi, e quindi ti chiedo di iscriverti al canale, attivare la campanella, perché vi garantisco che arriveranno dei progetti a tema pattinaggio fotonici e mai visti. Quindi iscriviti perché ne vedete delle belle. Ma oggi parliamo di CAF, due sistemi, Micro e Seba. Allora, innanzitutto analizziamo che questi patti sono veramente particolari, perché nascono anche per fare fitness, però vengono utilizzati anche per fare freestyle, classic, slalom. Quindi, come potete notare, a prima impatto, rispetto a un pattino comunque sia tradizionale fare freestyle, questa parte qua manca, non è presente. Posso prendere tranquillamente altri modelli per dire, ecco qua, anche se c'è una lama, questa è una light, come potete vedere, che sia in plastica o che sia in carbonio, in questi modelli qui non è presente però quello che viene chiamato CAF, o meglio è presente ma viene chiamato CAF basso o CAF Y. Differenze e strutture: questi pattini danno una mobilità nella parte alta molto maggiore, quindi ti senti molto più libero nella parte sopra caviglia. Ovviamente non hanno supporto, quindi non è tutto oro quello che luccio, mi dico sempre, però ogni pattino ha dei pro e dei contro. Quindi adesso analizziamo, prima dei pro e contro, la differenza fra un CAF basso e un CAF alto. Sei curioso? Ti interessa saperlo? Qual è meglio? Qual è il CAF migliore? Ti sei iscritto al canale? Se sei iscritto lo scoprirai, se no non te lo dico. Sono diventato antipatico in questo periodo. Molto bene, torniamo adesso a analizzare i due modelli. Nel dettaglio potete vedere CAF Y, tanto notate che sorreggeva con i cuscinetti il pattino, eccolo qua. Ora lo analizziamo un po' più nel dettaglio. Come potete vedere, il CAF Y è agganciato direttamente alla scarpetta in carbonio con queste viti, e vanno proprio a fare tipo dei tiranti che poi si uniscono, per questo è chiamata Y, in questa linguetta interna che va a dare un po' di supporto quando si va a inclinare sui fili esterni e interni. Ovviamente niente che va a simulare un vero CAF, però diciamo che in questi due punti qua c'è abbastanza supporto, quindi quando vai a lavorare sulle punte, su lavori in cui bisogno di un po' più di supporto, grazie a questi fissaggi sul carbonio si riesce ad avere un po' di supporto. Oltretutto si può anche regolare se spingere più in alto o in basso il CAF Y, questo per avere questa sensazione un po' più presente o meno presente. Invece la Micro cosa ha fatto? Cos'è che ha portato lei su questo CAF basso? Beh, semplicemente la Micro è andata a utilizzare il foro centrale di un CAF normalissimo, vedete questo qui, utilizzando la vite presente nella scarpetta, nel CAF in carbonio in cui andiamo a inserire il CAF normale. Da questo punto parte un lembo in plastica che va fino a sopra il velcro, qua si riesce a intravedere in questa forma, questo è il lembo di plastica che si inserisce nella scarpetta, che poi ruota dietro e va a creare proprio un vero e proprio CAF bassissimo con strutture normale. Vi dico che effettivamente questo sistema è molto più rigido rispetto al sistema Y. Ora, quindi voi mi direte che questo sistema qui è migliore di quella Y. Perché onestamente mi piace l'idea che la Micro abbia provato a simulare un CAF un po' più basso. Sicuramente è più morbido ed ha più libertà, però come potete vedere qui lo sento più presente.
Bisogna capire poi, visto che è soltanto il tirante in plastica che va a dare questa sensazione, quanto col tempo la plastica si va ad ammorbidire, perché vi garantisco che a volte si smollano i cuff normali, figuriamoci un cuff basso così, ma soprattutto lo sento presente rispetto al cuff AY che lo sento meno presente. E quindi la domanda è, ma se io cerco un pattino perché magari ho un po' di problemi a tenere il cuff normale, intanto ho distrutto tutto, cioè questo cuff qui poteva essere una soluzione interessante per avere un pattino tra virgolette molto più da fitness rispetto a da freestyle. Mi viene in mente persone che magari hanno delle infiammazioni forti in questa parte qui e quindi il cuff gli dà veramente problemi a pattinare, o delle scisti grosse. In questo caso potrebbe essere un po' fastidioso questo tipo di cuff qua. Ovviamente tutti e due questi modelli possono montare un cuff tradizionale, basta smontare, qui appare il foro dove inserisce il cuff e si va a inserire. Quindi tiriamo le somme di questo video, questi due sistemi sono veramente molto interessanti, sono dei modelli validi per chi vuole anche fare un po' più di pattinata e avere un comfort maggiore. Mi viene in mente il fitness, questi sono pattini ottimi per fare fitness in realtà, però per chi volesse un pattino da freestyle che nel slalom rende tanto, perché comunque sono pattini in carbonio quindi performanti, però avere una parte alta un po' più libera, un po' più leggera, anche nel termine, un po' meno vincolata, ecco, al vostro sopraviglia, questi sistemi potrebbero essere veramente interessanti. Quali due? Questo è veramente molto libero, quasi non dà supporto, devo essere sincero. Invece il Micro Liberty, quindi con il sistema del cuff circolare, è sicuramente un bel compromesso tra avere il cuff e non avere il cuff, però sicuramente questo sistema va a farti una sensazione molto più di cuff. Quindi oggettivamente, ma se hai bisogno di un cuff, devi prendere questo sistema, prendi direttamente un cuff. E infatti qui finisco il video dicendo che se ti iscrivi al canale avrai il vantaggio di riuscire a vedere questo pattino personalizzato da me, quindi ci andrò a inserire il cuff in fibra normale, ma non questo nero e brutto, ma andremo a personalizzare questo componente, proveremo a verniciarlo, proveremo a renderlo super figo e andremo a inserirlo all'interno di questa scarpetta, vedremo se gli attacchi combattono, perché questo non è il cuff della Micro, e andiamo a fare un video veramente interessante e spero figo. Quindi personalizzeremo questo pattino e poi faremo Delta Liberty vs Delta F. Qual è il pattino che vince? Chi lo sa? Per saperlo iscriviti al canale. Ciao!